diciamo che sono quelli che vanno contro la causa che vogliamo portare avanti, vanno contro quella, la nostra lotta per l'abbattimento di quella cortina di silenzio che copre ovunque ogni giorno i crimini di Israele nel mondo, dai media alle istituzioni, ai partiti eccetera. La Valle del Giordano, la Palestina, mercoledì potrebbero essere annesse il 30% a Israele, potrebbe andare incontro questa terra a una definitiva istituzionalizzazione di una realtà che i palestinesi stanno già vivendo, non è niente di nuovo, viene istituzionalizzato, è una realtà che subiscono da anni, che è fatta di razzismo, di apartheid, di colonialismo, di furto di terre, di furto d'acqua, di furto di vita e di futuro. Tutto questo è l'accordo del secolo di Trump, così è chiamato. Loro si basano su un assunto, che il popolo ebraico è l'unico popolo autoctono di quelle terre, quindi loro non considerano neanche i palestinesi come un popolo e di fatto con questo giustificano il fatto che non possano avere uno Stato. Siamo al ribaltamento della realtà completa. Ma c'è uno spiraglio, c'è sempre un ma. Perché innanzitutto c'è un diritto internazionale che proibisce l'annessione con la forza di un territorio di un altro Stato. Netanyahu comincia ad essere preoccupato perché deve fare in fretta, perché deve annettere quelle terre prima che salga al potere il nuovo presidente degli Stati Uniti in gennaio 2021. Deve cercare di assicurarsi la condiscendenza dell'Unione Europea, che diciamo a parole è contraria, ma poi nei fatti, come già si diceva prima, non fa poco e niente, anzi non fa proprio niente per la Palestina. Ricordiamoci però che l'Europa è quel posto, è quel luogo che ha ospitato tanti organi per le risoluzioni delle dispute internazionali, l'AIA, Amburgo, Parigi, Ginevra. La Svezia poco fa ha dichiarato e ha riconosciuto la Cisgiordania come parte integrante della Palestina. 240 giuristi internazionali hanno condannato l'annessione, 75 parlamentari italiani si sono espressi contro l'annessione, così come altri 1.080 parlamentari di 25 paesi dell'Unione Europea. Il ministro tedesco ha fatto lo stesso. Corbyn e il partito laburista inglese hanno vinto la causa perché anche loro erano stati accusati di antisemitismo e adesso hanno diritto ad un risarcimento. Ma soprattutto stanno rinascendo mobilitazioni in tutto il mondo, non solo in Palestina, anche in Israele, in tutto il mondo, come qui in Italia, con tutte le piazze, in tutte le città che chiedono la fine dell'occupazione militare, il riconoscimento dello Stato della Palestina, il rispetto dei diritti umani e di applicare la legalità internazionale. Tutte queste mobilitazioni, come quella del Black Lives Matter, aprono un varco, ci dicono che il colonialismo, le politiche razziste, l'apartheid di Israele e quella cricca di fascisti ed evangelici miliardari che guidano gli Stati Uniti si possono battere e non sono invincibili. Quindi in queste ore moltiplichiamo tutti i nostri sforzi perché l'oppressione del popolo palestinese racchiude tutte le oppressioni da cui dobbiamo liberarci. Questo è il momento. Forza Palestina!